Questa volta credeva davvero che Gertrude non l'avrebbe scoperta. A quanto pare, però, la strada che non ha orecchie per sentire ha un sacco di occhi per vedere. Gertrude la attende in mezzo al salotto con uno sguardo glaciale. Dietro di lei un gruppo di ragazzi del quartiere. Davanti a lei, sul tavolo, una bottiglia vuota di Coca-Cola.